Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo episodio di Carriera che è il numero 36. Faccio questa breve introduzione nella quale sentite appunto solamente la mia voce molto sexy. Insomma, prima di far partire il video, per dirvi un paio di cosucce. La prima è un ringraziamento a cuore aperto, che cioè non vuol dire che sia un intervento proprio, vabbè, insomma, se siamo capiti, per come è andato, insomma, l'episodio precedente, quindi la partita tra Lione e Roma. È stato impressionante, ragazzi, sono rimasto benissimo che dopo solamente 2 ore il video aveva quasi 1000 visualizzazioni, ma quella, vabbè, è una cosa mia personale, cioè un piacere mio. Invece vi ringrazio per i commenti, i bei commenti, e soprattutto perché vi è piaciuto, insomma, il montaggio che ho fatto all'inizio. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Erin Dzeko fa esplodere la Sud, segna proprio sotto la Sud, è il primo gol in Champions della Roma, ma soprattutto è il primo gol, finalmente, a livello internazionale in maglia giallorossa, di Erin Dzeko, Roma 1, Barcellona 0. Finalmente possiamo gridare al gol nella partita più importante, più bella, più difficile. La seconda cosa, ci terrei a fare gli auguri di cuore a un mio fan che è Lapo Vinattieri, che ieri mi ha fatto sapere che oggi sarebbe stato il suo compleanno quando ho comunicato che sarebbe uscito l'episodio. Terza cosa, è un problema, sì, come al solito, ovviamente. Volevo dirvi che in questo episodio vedrete due partite che saranno Cagliari-Roma e Roma-Genoa. Il problemino tattico è stato che, un po' come era successo nella Winter Cup per la partita tra me e Bella FIFA, ho purtroppo perso. Non si sa come cazzo ho fatto, però comunque ho purtroppo perso il gameplay tra Cagliari e Roma. Quindi voi, visto che non volevo comunque spezzare clamorosamente o comunque buttare una parte di video, vi lascerò la mia bella faccia, insomma, e voi vedrete me che commento Cagliari e Roma, ovviamente solamente i gol. Mi dispiace ragazzi, però in qualche modo devo fare, è successo, spero non accada più e che dire, vi lascio al video, bella. Finita! Siamo agli ottavi e vinciamo anche il girone! Bella ragazzi e ben ritrovati qui con questo nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 16. Da quanto tempo che non dicevo, che non facevo un intro del genere? Allora, siamo tornati con questo fine 2016 perché in questo episodio giocheremo le due partite che appunto serviranno a farci finire l'anno solare e metteremo appunto qualche mossa di mercato prima di giocare il 1° di gennaio contro la Juventus, ma non penso in questo episodio, dipende un po' quello che faremo. Cioè, allora, raga, io vorrei farvi notare che loro si stanno assolutamente. Le cose sono due, o stanno a scopà o se stanno a menà. Però penso sia una cosa storica, cioè più unica che rara, quindi grazie per aver dato questo spettacolo, signori. Abbiamo il premio di 12 milioni per la Champions League e poi ci vengono spostate due partite, Livorno-Roma e Roma-Inter, per chiaramente dare spazio alle due contro il Barcellona. De Rossi ci ringrazia per essere uno dei titolari inamovibili della squadra. Wallace vuole un ritocco di stipendio e io vi dico che adesso vi faccio vedere quando giocheremo col Barcellona, perché ancora lo devo vedere anch'io. A febbraio, allora il 15, dopo il Napoli, avremo Barcellona-Roma ed è molto molto buono giocarla in trasferta. Ovviamente questo perché noi siamo stati i primi del nostro girone mentre loro secondi, quindi per questo devono peccare, diciamo, di giocarla prima in casa, che è sempre un po' sconveniente secondo me. 90 minuti possono farti risalire il morale, ma sicuramente non possono cancellare le varie delusioni che li hanno preceduti e quindi vincere stasera è fondamentale, ma vincere stasera è fondamentale come vincere le prossime partite. Perché noi siamo la Roma. Buonasera, dal Santeria di Cagliari è iniziata la 15ª di Serie A. João Pedro la tiene il 10 sulla pressione di Uchan, che alla fine gli riesce a strappare il pallone. Uchan di fronte al portiere, Uchan col mancino! Porta in vantaggio la Roma! Dopo 6 minuti siamo già in vantaggio, una partenza alla grande con il solito Saliu Uchan che quando gioca lascia sempre il segno o per una cosa o per un'altra. E questa volta sembrava averci messo un po' troppo, ma alla fine con il mancino, in maniera molto timida, riesce a metterla alle spalle dell'estremo difensore del Cagliari e quindi vantaggio immediato. Don Sau. In verticale per Sau che ha preso il tempo in rigore. Sau, Manolas non benissimo, Dragoschi benissimo invece, ma ancora Sau e alla fine pareggia il Cagliari. 1-1. È un gol regalato anche questo, un gol regalato anche questo, però non demordiamo, continuiamo a fare la partita, perché questo è un
un episodio con Manolasso che ha fatto un intervento goffissimo, Dragoschi anche, poi ha dormito. E quindi 1-1. John. Palla ancora per Lucian. Di tacco cercava Nainggolan, l'idea era buona. Prima di tutto però Don Sapo, attenzione a Storari, la palla entra in porta e la Roma torna in vantaggio. Ci va benissimo questa volta, 2-1. Cosa hanno combinato dietro lo sanno solamente loro. Ucian va ad esultare, ma il gol non è di Ucian, credo, cioè poi non so, chiaramente è autorete, però non penso neanche abbia contribuito Ucian, forse perché è andato a pressare, poi sono tutti andati ad abbracciare lui. Storari ha fatto una cosa peggio dei scuffetti e Dragoschi messi insieme, e quindi Cagliari 1, Roma 2, autorete per Marco Storari, e la Roma si riprende il vantaggio. Tutti a bere qualcosa, 2-1 per la Roma. Se è vero che noi abbiamo avuto tanta fortuna sul 2-1, è anche vero che loro all'unico episodio favorevole del primo tempo hanno trovato il pari, e quindi non abbiamo assolutamente rubato nulla. 2-1 strameritato, bisogna però mantenere e chiudere i conti all'inizio del secondo tempo. Cerny scende in campo in una posizione che non è la sua naturale, perché gioca a destra adesso e la sua posizione naturale è a sinistra. Vedremo un po' se riuscirà a trovare intesa con Higuain, perché qui si riprende subito il pallone e manda proprio il Pipita, neanche a dirlo, Higuain di fronte a Storari, Higuain lo fulmina subito, 3-1 per la Roma al 48esimo. Mamma mia, un gol chiamato in maniera incredibile, e il Pipita trova il secondo centro consecutivo dopo quello a Lione, e 3-1 della Roma proprio sull'assist di Scerni. Adesso attenzione che sbaglia ancora il Cagliari, quindi Higuain. Va dentro Pjanic adesso, Higuain lo serve, la palla passa in qualche modo, Pjanic! Facile facile, poker della Roma, 4-1, direi che adesso è finita, ma noi continuiamo a divertirci, perché è giusto così, continuiamo a giocare la partita e non ci fermiamo, continuiamo a giocare a calcio. Higuain per Ucciano, è partito anche Insigne in posizione al limite, spero sia regolare, sì, perché si gioca, allora Insigne, in aria Insigne, fino in fondo, col destro Insigne, la risposta di Storari, arriva Ucciano, la palla resta lì, e Higuain cala la manita, la doppietta del Pipita, fa anche rima, che chance ha avuto Insigne per tornare al gol, ma l'importante è che la palla sia entrata comunque, sempre, col bomber e il Pipita, che fa 5-1. C'è Ricci che gli invoca il pallone, poi però torna indietro quando Nainggolan ormai gliela lascia. Non si capiscono i due, il Cagliari può provare a costruire un'altra azione. Poi De Sena può passare su Benchere e passa con troppa facilità, considerando che Benchere è entrato adesso e De Sena sono 90 minuti che corre. Poi comunque c'è Ucciano invece che recupera il pallone e fa correre Scerni. E quindi il controllo della Roma con Scerni che rientra, c'è dalla parte opposta Benchere, servito la rigore. Benchere! C'è gioia anche per lui! Si aggiunge al tabellino dei marcatori, William Benchere! 6-1 della Roma! E chiudiamo il primo set. È vero che adesso il passivo comincia ad essere un po' largo per il Cagliari, non per le occasioni che ha avuto la Roma, ma per quelle che hanno avuto loro, quindi qualche golletto in più potevano farlo, ma quante volte è successo il contrario. Quindi stiamo zitti e godiamoci questi 3 punti. C'è la partita mentre si scarica il joystick. 3 punti di una Roma che convince tanto, non convince per niente direi ovviamente il Cagliari, che se ne torna negli spogliatoi tra i fischi del Santeria, ma sono gli stessi fischi che abbiamo sentito noi all'Olimpico dopo Roma Livorno, quindi ovviamente c'è poco da parlare del Cagliari, parliamo della Roma perché è una vittoria più che convincente, ma è pur sempre solo una vittoria, anche se la seconda di fila dopo quella di Champions. Per carità, ci fa piacere, vuol dire che quella è stata una vittoria utile contro il Lione, soprattutto dal punto di vista psicologico, ma adesso dimostriamolo, portiamo punti, portiamo risultati. Quindi chiudiamo questo 2016 dignitosamente, quindi battendo anche il Genoa, e poi si torna in campo contro la prima della classe, ovvero contro la Juventus, a inizio 2017. Quindi avanziamo col calendario, poi dopo, più in là, faremo anche gli allenamenti. Pallone recuperato dalla Roma con Nainggolan, poi Higuain, attenzione al movimento di Scerni, nel rigore Scerni ha chiuso Capel, in aiuto, allora Higuain, Perucian, c'è anche Nainggolan che è rimasto offensivo, servito il back, Nainggolan può calciare, così è, non ci credo, sulla linea Gakpé, non so se voi l'avete visto perché prima io non l'ho visto, quindi ci sta che non l'aveste visto, ma che cosa ha fatto Gakpé sulla linea? Guardate che salvataggio ha fatto, guardate che salvataggio ha fatto. Poi qui capire, ovviamente questo replay è incentrato sul fatto goal line technology, ma vi posso assicurare, come avete visto prima dall'azione, che il salvataggio è stato pazzesco. La bella rimorchio, c'è largo anche Wallace, bisogna trovare la superiorità numerica qui. Wallace, ottima giocata, ancora Wallace fino in fondo, Wallace alla fine un tocco di troppo, perché poi io l'avrei anche servito Scherny nel rigore, ma con un tocco di troppo
Quindi sarà 0-0 tra Roma e Genoa. Sul rinvio di Lamanna, tutti a guardare il direttore di gara che fischia la fine della partita. Roma 0, Genoa 0, salutiamo il 2016. Adesso dobbiamo solamente pensare a riposare, perché bisogna un attimo staccare la testa. Io chiaramente continuo a fare i miei allenamenti, che sono gli stessi, vediamo un po', li seguiamo insieme. E vediamo un po' come vanno. Neanche troppo bene, sinceramente, rispetto a quelli che sono gli standard. Anche se io, come osservati speciali, sto tenendo Cerny e Thiam, che sono anche quelli che trovano spazio un po' più di rado. Comunque, la classifica con cui salutiamo il 2016 è questa. E quindi è il Milan a condurre con 34 punti, poi c'è la Juventus a 32, la Lazio a 29, l'Inter a 28, la Roma a 27, il Napoli a 27, l'Udinese a 27. Quindi attenzione, perché siamo quinti ma potenzialmente settimi, al primo passo falso. Poi diciamo che le prime 7 si staccano un po' dalle altre, perché a distanza di 4 punti poi troviamo il Genoa, la Fiorentina, il Torino e via via tutte le altre, in coda la Sverona, il Bari e il Livorno. Quindi le tre squadre con cui abbiamo avuto maggiore difficoltà in questo campionato, tra l'altro. Detto questo, signori, io vi invito chiaramente a lasciarmi magari anche una domanda per la conferenza stampa, che forse al 90% vedrete nel prossimo episodio pre-Juventus-Roma. Quindi anche una conferenza stampa inerente, qualche domanda inerente alla partita, oltre che al calciomercato e a me stesso, vista la situazione che non è proprio rosea. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Come al solito, io vi rimando ai prossimi video, ai prossimi video di carriera. E bella, regà. Meanwhile.